Ragazzo, sono sognato. Oggi facciamo un po' di carciofi e patate. Carciofi e patate, perché guardate, si sono rovinate con le proprie mani. Portare un mazzicacorcio e vogliono fare qualche pezzo di carciofi. Ora qua noi facciamo due, tre pezzi di carciofi. Piano piano li facciamo tutti. Prima cominciamo con questo di qua, guardate. Questi sono carciofi e patate. Vedete? Si mette un pochettino di acqua, un pochettino di limone spremuto per non far diventare nero il carciofo. E si fa così, guardate. Il carciofo si leva tutte le foglie, così, fino a quando c'è il tenero, fino a quando c'è il carciofo tenero, così uno piglia e si ferma, così, vedete? Ecco. Si prende il limone e si passa qua, così, nel frattempo che non diventa nero. E dopo si rifila qua, così. Si toglie questo e si toglie questo, così. Dopo si taglia così, insomma, lo sapete questo, no? Comunque io ve lo faccio vedere. Vedete il cacio come? E si fa a metà così. Ecco, metà così, si mette il coltello qua, dove c'è la barba, così si gira e con il dito si tira, sia quello che ci sono i speni e la barba, e si taglia così, guardate. Così. Così. E si mette a modo acqua e limone. Ora, facciamo pure questo qua, così, vedete? Così. Ecco. Si toglie tutto. Il spine e va. Si taglia a metà così. Così. E si mette qua. Ecco. Dopo si fa la patata, così. Sbucciamo la patata e come la volete tagliare, la potete tagliare a spicchi, quadrati, a rondelle, come che vi piace. Noi li facciamo così, a spicchi. Così, ecco. Uno e due. Ecco. L'acqua che bolle, guardate, l'acqua che bolle. Ci mettiamo il sale, ci mettiamo sale e dopo ci dobbiamo dare una sbollentata, così. Buttiamo tutto qua e ci diamo una sbollentata, carciofi e patate. Asciutiamo e dopo vi faccio vedere ancora un passaggio. Asciutiamo, asciutiamo. E allora. Mi ami. E allora, quando poi rispolentano 3, 4, 5 minuti, vedete? Le usciamo così, guardate. E le mettiamo qua. Ecco. Patate e cacio, così. Le mettiamo qua. Ecco qua. Ecco. Si spegne il focherello. Siccome già il sale era nell'acqua, il sale già era nell'acqua, non ce ne mettiamo sale. Dopo, quando sono pronte, se ci vuole il sale, ce ne guarda e le mettiamo nella teglia così, con la carta a forno, così, ecco, così. Patate e carciofi, oggi come vedete sono in borghese, così. Facciamo uscire tutto il suo fumo, oggi sono proprio in borghese perché patate e carciofi si chiamano in borghese. Patate e carciofi in borghese, si possono usare pure come il contorno, come antipasto e ci mettiamo aglio con tutta la scorcia, con tutta la scorcia perché noi siamo chiesi che diciamo così,
che te pene casa nagano, dicono aglio in camicia, in camicia tutta la scoccia in camicia. La cipolla così, cipollotto, così, vedete? Un pochettino di oregano, così, ecco, un pochettino di oregano, ecco. E olio d'oliva, extravergine d'oliva, guardate, così, un pochettino, ecco qua. Adesso si mettono al forno, il forno precotto prima, ventilato perché deve essere ventilato. Apriamo il forno e li mettiamo al forno, così. Ecco qua. Quando sono pronte vi faccio vedere ancora un passaggio. Aspettiamo e ci vediamo dopo! Allora, dopo 25 minuti, attenzione, dopo i 25 minuti, 25, 30, così, sono pronto, guardate. Carciofi e patate. Carciofi e patate alla borghese, come ho sognato. Carciofi e patate alla borghese. Dopo queste carciofi, speriamo che non partano più cacuacciole. Speriamo che non partano più cacuacciole. Vediamo come le dobbiamo fare e vi faccio vedere come che le facciamo. Perché io non me ne voglio più. Né capettini i cacuacciole che mi portano a me. I portano qua perché vanno cosciò, vedi che ti viene da poco. Allora, a questo punto, guarda, momentaneamente li mettiamo nel piatto, così. Carciofi e patata a borghese, ecco. Vedete, questo è già un piatto che si può usare sia come contorno, sia come secondo, e dipende come uno mangia, guarda. E questi sono i carciofi, così. Carciofi alla borghese, patate e carciofi alla borghese, ecco, così, questo qua, vi ricordo sempre che il piatto, sempre sistematello deve essere il piatto, guardate, un minuto che togliamo la tiglia in mezzo, così, guardate, piatto sempre sistematello. Un pelo di olio, guardate, un pelo di olio d'oliva sempre, così, olio d'oliva sempre, e un pochettino di prezzemolo, guardate, così, vedete? E carciofi e patate in borghese come un sognaccio, sono pronte e pesate. Dopo! Vediamo come la sanno a fare i cacuacci. E speriamo che non partano più perché ho un mavero più a combattere con chi. Comunque, vi rega a tutti. Adesso mi gira, mi rega a tutti, non sognate, vi rega a tutti.